Questo sono io, nel bel mezzo di un'asta di arte moderna, proprio come in un film. 1.100 per le grazie, 1.100 euro per la sala, 1.200 euro per il giudico, 1.100 euro. Dove hanno battuto le pezze di Andy Warhol, Salvador Dalì, Giorgio De Chirico, Marc Chagall, Keith Haring, Boetti, Schifano e tanti altri. E le persone in sala con me si sono aggiudicati per decine di migliaia di euro. Bene, come mai sono finito lì? Come sapete, sono un appassionato di investimenti e vi parlo spesso qua sul canale di investimenti classici, di come vanno i miei portafogli, in azioni, obbligazioni, eccetera, eccetera. Ma chi mi segue dal principio sa che il mio sogno da bambino e da adolescente era fare il pittore. Ho frequentato il liceo artistico e quindi il mercato dell'arte mi ha sempre attirato. È un mix tra arte ed economia e anche il mondo delle opere come investimento alternativo. Così, quando Aste Bolaffi mi ha proposto di partecipare alla sua asta di arte moderna, non potevo che accettare. Bolaffi è un'azienda storica e ho avuto l'occasione di parlare direttamente con Filippo Bolaffi, che mi ha raccontato la storia dell'azienda. Bolaffi nasce nel 1890 per l'iniziativa di mio bisnonno, Alberto, che era un mercante ante litteram che andava in giro per il mondo con una valigetta e scambiava piume di struzzo con francobolli che erano il suo hobby. Poi ha capito che si guadagnava di più con i francobolli e l'ha trasformata in una professione. E da lì poi l'azienda è continuata e cresciuta con mio nonno Giulio, con mio padre anche lui Alberto e adesso ci sono io che sono la quarta generazione. Oggi il gruppo Bolaffi conta circa 150 collaboratori, siamo ancora attivi nel settore tradizionale del commercio di francobolli e monete, siamo una casa d'aste, vendiamo oro da investimento e vendiamo prodotti da collezione a distanza in tutto il mondo. Quando ho parlato di questo video a mio padre mi ha risposto subito che conosceva Bolaffi, non per l'arte moderna ma perché da giovane era un collezionista di francobolli. Mi ha così dato la sua collezione e mi ha detto: tiè, fatela valutare. Così, anche se questo video parla di arte moderna, ecco un piccolo estratto sulla collezione di francobolli di mio padre. Ben conservato, con tanto di custodia, quindi il papà i francobolli è sempre tenuti bene. I francobolli della Repubblica Italiana, infatti vedete che c'è il bello stemma della Repubblica. Prendiamo le pinzette, che sono lo strumento con cui l'esperto dei francobolli lavora. Qui troviamo un po' di francobolli recenti in euro. Queste sono buste primo giorno, questo è Giovanni Paolo II, inizio del pontificato. Questo è un Vaticano, anche queste sono serie relativamente comuni. Questi sono dei francobolli molto belli. Da un punto di vista di valore commerciale, ecco, direi che questa è una classica collezione che ha un valore amatoriale. 15 euro, 20 si possono realizzare. Il francobollo più costoso che hai mai visto? Parecchie rarità che hanno realizzato centinaia di migliaia di euro. Ciao Papo, comunque hanno valutato la collezione di francobolli e vale dai 15 ai 20 euro. Perfetto. Anche voi, se volete vendere all'asta, potete far valutare gratuitamente i vostri oggetti di pregio, come opere d'arte, monete antiche, orologi, gioielli, insomma gli oggetti di valore di cui si occupa Aste Bolaffi e che potete trovare sul loro sito. Bene, torniamo all'asta di arte moderna, perché per ci di più ho deciso di seguire il percorso di un'opera fin dal principio. Non avendo quadri nel mio bilocale da 50 metri quadri a Milano, ho preso in esame un'opera esempio di Claudio Verna e sono andato da Bolaffi a Milano, prima dell'asta che si è svolta a Torino, per farmelo valutare. Insomma, come se al posto della collezione di francobolli di mio padre in realtà avessi trovato questo Claudio Verna a casa. A me non è successo, ma ad alcune persone succede di andare in cantina a trovare delle opere d'arte. Siamo qua con Caterina Fossati. Di cosa ti occupi? Mi occupo del Dipartimento di Arti Moderne e Contemporanee. E quindi oggi valutiamo questo quadro, appositamente piccolo per essere maneggevole. L'arte non è mai maneggevole. Ah, un Claudio Verna, che è un artista importante degli anni 70 ed è proprio un suo tipico. Classico figurativo. No, non è un figurativo, però in realtà è un fondatore di un movimento che vuole salvare la pittura. E negli anni 70 c'è una distruzione del quadro, ci sono arte povera, la pop art che va contro la pittura e in realtà c'è tutto un movimento che si chiama pittura analitica, di cui lui è il fondatore o uno dei, che riprende tutti gli elementi basici della pittura e non mette la figurazione proprio per non distrarti da quello, quindi spazio, forma e colore che sono gli elementi base della pittura. In realtà, per paradosso, sembra un quadro contro ma è un quadro pro. Tra l'altro hai la fortuna che ha un'etichetta dietro di una galleria dove lui ha fatto probabilmente una mostra negli anni 70 e quindi secondo me cercando è anche pubblicato, quindi non serve neanche far avere certificati perché ha già un certificato. Quindi immaginiamo che io abbia trovato questo quadro a casa mia, decido di metterlo all'asta, come funziona? Io faccio una valutazione di quello che vale sul mercato in questo momento, io lo metterei in asta sui 3.000. In base a cosa uno decide che vale 3.000? In base alle altre vendite in asta. In questo momento ha tante vendite in asta e più o meno tengono quella media lì. Poi ci sono dei mercati emergenti, comunque uno deve seguire il
mercato dell'arte, ovviamente. Questo è stato forse il pezzo più interessante per me, ma anche il più semplice dell'intervista. Mi ero presentato con un dubbio amletico. Chi decide quanto vale un'opera d'arte? Io mi aspettavo chissà che criteri tecnici, eccetera, eccetera. E ci sono anche quelli, per carità, ma farla da padrone è semplicemente il prezzo a cui viene battuta un'opera all'asta. Insomma, un'opera vale quanto le persone sono disposte a spendere per acquistarla. E per questo Wikipedia dice che l'asta è, nella teoria economica, un metodo per determinare il valore di un bene. E come mi ha detto nell'intervista, alcuni artisti vanno più in voga o meno in base al periodo. E tutto ha un senso, per chi se ne intende. In primo luogo, se dovessi trovare in mano con un'opera mai vista di un artista sconosciuto, esiste un modo per poterla analizzare? Beh, intanto la pittura o la media che usa, uno capisce già se è il suo mestiere o no. Però io, ignorante in materia, mi ritrovo questo quadro e dico, vabbè, è un quadrato verde. Come mai vale 4.000 euro? Perché questo quadrato verde è stato fatto in anni che era una provocazione enorme fare quella cosa lì. Cioè, la stessa cosa di adesso fare un barattolo di Campbell ha un significato. Farlo negli anni 60 con la Campbell che ti fa causa ha tutto un altro significato, una grande provocazione. Quindi è importante perché di quell'epoca lì. Chi va a comprare un quadro del genere all'asta? Collezionisti che hanno la loro idea in quel momento lì. Claudio Verna è quello che gli manca nella loro collezione. Cosa è più probabile, che se lo appendono in casa, o che lo rivendano, o che lo tengono in cantina e non lo vedono mai più? Il vero collezionista se lo appende. Poi adesso è chiaro che il mercato dell'arte, a differenza di un po' di anni fa, è molto finanza, e quindi ci sono anche tanti che comprano, che rivendono, sì. La pittura è la forma che va di più? No. Qual è la forma che vende? Le installazioni, l'arte più concettuale. Serigrafie, stampe? Il mercato della grafica, edizioni, stampe, è un mercato che invece è in profondissima crisi, perché era un mercato di persone molto colte, e in questo momento non c'è molta cultura. Qual è il prezzo medio di un'opera venduta ad un'asta? Io non prendo cose sotto i 1000 euro, fino a, a secondo della fortuna infinito. Quali sono gli elementi che devo tenere in considerazione per capire se sono degli originali, se possono valere qualcosa, quanto è probabile che io abbia qualcosa di valore in casa? Beh, allora, se sono degli originali è molto difficile. La prima cosa è vedere se sono firmati. Quali vanno sempre anche girati, perché tanta storia ce l'hanno più sul retro che non sul davanti, come hai visto anche per questo, che ha un'etichetta, che ha una locazione, eccetera, e ti dà già una garanzia. Se c'è un nome, dopodiché uno prova a digitarlo su internet, se appunto hai trovato un dei riscontri che comunque quella cosa lì esiste, secondo me affidarsi a una persona che te lo valuta ed è l'ideale. Io posso dirti che secondo me è buono, però dei quadri si vedono solo con l'archivio. Io, il mio parere serve a dirti sì, prosegui, no, non proseguire. Certo. Quante volte vi capita che qualcuno si trovi un quadro per caso e non sia una cosa studiata? Succede veramente? È un mito? Succede. No, non è un mito, succede, perché nell'eredità, nelle cose, succede. I quadri poi sono sempre valutati, nessuno sa bene come valutarli, quindi succede. Non è frequentissimo, ma succede. Un caso eclatante, ma successo? Ma il caso più eclatante era quello di quella signora che ha trovato, cos'era, un Durer in cucina, che nessuno ci credeva, e tutti gli storici dell'arte hanno detto no, non è possibile, e poi hanno trovato, era un dittico, l'altro pezzo era in un museo, e aveva il tarlo era passato da una tavoletta all'altra, e quindi quello della signora era buono perché ci aveva il pezzettino di tarlo nel museo. Bene, dopo la valutazione ho dovuto aspettare qualche settimana e mi sono poi diretto nella sede a Torino di Bolaffi, dove si è appunto svolta l'asta. Sono andato un pelo prima per poter dare un occhio dal vivo a tutte le opere che erano presenti nella sala Bolaffi, accanto alla sala d'aste. Dopotutto c'erano opere di artisti importantissimi, quindi non volevo perdermi quell'occasione. Arrivata l'ora giusta, sono entrato nella sala d'aste ed è iniziato tutto. La sala si è riempita di persone, alcune ben vestite, altre normali che non ti aspetteresti di vedere in un'occasione del genere, e c'erano anche un paio di giovani coppie, una con un cane molto bello. In contemporanea però c'erano anche gli operatori di Bolaffi, che al telefono hanno gestito quelle persone che hanno seguito l'asta appunto da telefono, mentre altri operatori al computer seguivano le offerte dal sito web Bolaffi e su altri siti in cui stava andando l'asta in contemporanea. E quindi, da che c'era silenzio, il banditore ha annunciato l'inizio e ha spiegato le regole dell'asta. Avremo qualche piattaforma da casa che ci segue, dovete prendere posto in sala. Dopodiché, esattamente come nei film, è partito. 30. Iniziamo con il primo dei topi, 500 euro, bisogna 600 per Megavera, 600 euro. Le prime opere sono andate via veloci, a prezzi abbastanza bassi, qualche centinaio di euro. Ultima Chardin Vera, poi aggiungo 1012, grazie, il numero 12. Siamo a 700 euro, 750, un altro carro al prossimo alla fine, 800 euro, nessuno per 850, passiamo per i FFP, ultima possibilità, profilo 850, se ne arriva il giudico. E man mano che si andava avanti i prezzi aumentavano. 900, 1000, 2000, 3000 euro. Addirittura
addirittura hanno venduto qualche Giorgio De Chirico e qualche Dalì a 2.000-3.000 euro. Poi ogni tanto tornava qualche opera a 200, 300, 600 euro, e poi si ricominciava con quelle ancora più costose, 5.000, 10.000, 20.000 euro. 4.200 a Giudico, 3.200 a 91.39. Verso la fine è arrivato anche il turno del mio quadro, che è stato abbattuto a 3.000 euro, quindi in linea con la valutazione dell'esperta. La moderna, 2.200, 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
bid quindi 62.000 euro Michela, 64.000 euro, nessuno di più, non ci sono rilanci, 64.000 e giudichiamo al numero 91.88. Boetti che sono arrivati a decine di migliaia di euro, Kit Haring che partiva da 30.000 euro. 33.000 euro, 33.000, tessetti su carta nera, 33.000 al cartellino 34, 35.000 euro, giudichiamo al cartellino 35.4. Anche i telefoni in questo caso, 9.000 euro, 12.5, 13.000 e allora aggiudico, se non ci sono altri rilanci, al numero 90.99. 13.000 euro, 58.000 è stato offerto, cliente di Matteo è out, nessuno di più, 24.026 per Caterina, grazie, 18.000, 1.2, complico, 19 sulla battuta, 90.83, il lotto è ancora aperto, una gara tutta online, poi apriamo a 40, siamo a 48.000, lasciamo ancora qualche secondo, 50.000 euro, complimenti Tommaso al cartellino numero. In quel marasma di offerte, di battaglie, di chiamate al telefono, di offerte dal sito web, io ero là tentato di fare anch'io la mia offerta. Non potevo, perché difatti non stavo partecipando all'asta, ma la voglia era veramente tantissima. Sembrava veramente di nuovo di stare in un film. Assurdo. Per non parlare del fatto che la voglia di aggiudicarsi un pezzo d'arte così originale di un artista che ho studiato a scuola per anni mi sconfifferava assolutamente. Fortunatamente non ho potuto comprare nulla. Però se fate girare questo video e lo fate arrivare, che ne so, a 20.000 mi piace, come fanno gli youtuber? Ma sì, dai 20.000 mi piace, vi garantisco che la prossima asta vado per davvero e mi compro qualcosa. Comunque, l'arte moderna è solamente uno dei mercati in cui opera Aste Bolaffi. Ci sono aste di gioielli, orologi, auto e moto d'epoca, design, arredi, monete, francobolli, vini, libri antichi e chi più ne ha più ne metta. Ringrazio Aste Bolaffi per avermi invitato a fare questa esperienza. Ho imparato un sacco di cose nuove e ho conosciuto meglio un interessante canale in cui è possibile fare buoni affari, sia vendendo i propri oggetti da collezione, ma anche volendo acquistandoli all'asta. E vi lascio in descrizione un po' di link per approfondire. Noi ci vediamo con il prossimo video e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa esperienza. Ciao!